raggiunto il giusto livello. Quindi tutto quello che nella comunicazione avviene attorno al naso, attorno al viso, al naso fondamentalmente, riguarda diciamo la parte non verbale di rifiuto. Vuol dire che la risposta che io ottengo, diciamo così, al mio comportamento non è gradita, e quindi prendo atto, no? Stoccamento del naso, poi anche i raschiamenti, i grattamenti di capo, spostare oggetti, sono tutti segnali che mi stanno dicendo che dall'altra parte non c'è questo coinvolgimento. E quindi devo prendere atto di questo fatto, che quello che io sto facendo alla persona non piace, oppure io non piaccio alla persona. Però ovviamente noi crediamo di innamorarci sulla base di aspetti fisici, sulla base di situazioni di un certo tipo. In realtà noi ci innamoriamo sulla base di altro, ci innamoriamo sulla base delle emozioni che una persona ci fa vivere, e sulla base delle emozioni che noi siamo in grado di far vivere una persona. Questo è quello che dobbiamo imparare a fare. Quindi questa è la cosa più importante. Quello che è più importante per noi è capire se una persona si sta coinvolgendo o non si sta coinvolgendo. Questo dobbiamo capirlo, perché se non riusciamo a comprendere questo, diciamo che non riusciamo a comprendere nulla. Quindi questi sono segnali di rifiuto emotivo. Poi vi sono dei segnali invece che rimandano al gradimento emotivo. Il gradimento emotivo vuol dire che la parte emotiva è interessata, diciamo, ad avere una relazione con me, oppure è interessata a una relazione che può essere una relazione di qualunque natura sia, non è detto soltanto una relazione, cioè non è che per forza una relazione sentimentale affettiva. Quindi questo è quello che dobbiamo tenere presente. Non è detto che questo sia un qualcosa di ben definito. Allora, quindi questa è la cosa fondamentale che noi dobbiamo prendere in considerazione. Quindi questo è il primo segnale che noi possiamo mettere in atto. Quindi abbiamo detto segnali di rifiuto e segnali di gradimento. Segnali di gradimento sono quei segnali che si manifestano, diciamo, normalmente e soprattutto attraverso il mordicchiamento delle labbra, segnali di questo genere, che sono segnali che si manifestano quando noi gradiamo qualcosa: carezzamento dei capelli, linguini, baci analogici, tutti i segnali non verbali che mi dicono che c'è un coinvolgimento, mi dicono che la persona si sta coinvolgendo emotivamente. Questo anche indipendentemente da quello che succede su un piano logico-razionale, perché quello che succede su un piano logico-razionale è secondario, cioè non è così importante come quello che succede da un punto di vista emozionale, perché poi la parte che si innamora è la parte emozionale. Ecco, quindi segnali di gradimento, segnali di rifiuto. Poi posso, sempre nella cinesica, posso osservare come la persona, che tipo di simboli, diciamo, emette, quindi se emette dei simboli prevalentemente paterni, dei simboli prevalentemente materni.